Benvenuti in un nuovo video, siamo nell'agrumeto, è iniziato il caldo e quindi iniziano i problemi con la minatrice fogliaria degli agrumi. In questo video vedremo il suo ciclo biologico, i danni che provoca e come combatterla. Partiamo col dire che fino al 94 non c'era in Italia. Arriva dal sud-est asiatico, si è diffusa prima in Australia e poi in Africa, nel 93 in Florida, poi è arrivata in Europa, in Spagna, e nel 94 ci sono stati i primi avvistamenti in Sardegna, nel 95 in Sicilia e in Calabria e nel giro di pochi mesi in tutti i comprensori agrumicoli d'Italia. Parliamo del suo ciclo biologico. Sverna nelle gallerie larvali come crisalide. Una volta che le temperature lo permettono, cioè devono essere superiori ai 10-12 gradi, escono e inizia il ciclo riproduttivo. Depongono le uova sia nella pagina superiore che nella pagina inferiore delle foglie, in corrispondenza della nervatura. Una volta schiuse le uova nasce la larva. La larva si inserisce nella lamina fogliaria e inizia a scavare. Si trasforma in larva di tipo 2. La larva di tipo 2 piega il lembo della foglia, lì diventa crisalide per diventare adulto poi. Andiamo a vedere ora i danni che provoca. Questa è una pianta di lime attaccata dalla serpentina degli agrumi. Il problema, come potete vedere, si riscontra nei nuovi germogli. Questa è una foglia attaccata dalla minatrice serpentina. La larva si inserisce nella lamina fogliaria e, mangiando i tessuti della foglia, forma delle gallerie che poi, entrando aria, si vede questa trasparenza. In questa foglia c'è pure la larva, si vede, che è questa giallognola, che ora noi andremo ad uccidere. Questo invece è un danno della minatrice serpentina dello scorso anno. Quindi che cosa succede poi? Queste parti necrotizzano, come in questa foglia, che anzi si è salvata, però nella maggior parte dei casi si accartocciano e cadono. In questa foglia la galleria è delineata perfettamente e il nero che vedete sono gli escrementi della larva. Vedete il lembo della foglia piegato? Lì dovrebbe esserci la larva che ha terminato il suo ciclo e ora diventa crisalide. Vediamo. Vedete? Alzando il lembo della foglia c'è un bozzolo e lì dentro c'è la crisalide. Per quanto riguarda il danno, c'è da dire che il danno è grave e pericoloso soltanto per le giovani piante. Per le piante adulte con una chioma già formata, il più delle volte, tranne che per una grossissima infestazione, il danno è soltanto estetico. Come possiamo combatterla? Abbiamo a disposizione delle tecniche agronomiche. La prima è quella di una potatura verso marzo-aprile delle parti colpite l'anno precedente dalla minatrice fogliaria, perché è là che sverna l'adulto, nelle gallerie larvali. Quindi facendo così andremo a diminuire o ad annullare il numero degli adulti che poi ci saranno nella pianta nel momento in cui si alzeranno le temperature. Un'altra tecnica è quella di diminuire o non fare le concimazioni azotate di fine primavera o inizio estate, perché meno germogli ci sono, meno la minatrice fogliare attaccherà la pianta. Un'altra tecnica per le piante giovanissime di 1-2 anni è quella di proteggerli con il cappuccio di tessuto non tessuto, assicurandosi prima che
non ci siano delle parti colpite dalla minatrice fogliaria e quindi poi ritrovarsi all'interno del cappuccio l'adulto, degli adulti che possono deporre le uova, quindi, e poi attaccare la pianta dentro al cappuccio. Come insetticida non possiamo utilizzare gli insetticidi che funzionano a contatto, perché la larva è dentro la lamina fogliaria, quindi non faremo niente. Possiamo utilizzare l'olio di neem, che è un insetticida traslaminare, cioè il principio attivo riesce a superare la lamina fogliaria. Dobbiamo fare circa un trattamento a settimana nel periodo che va da metà giugno a settembre, cioè fino a quando le temperature minime sono più alte di 12 gradi. Un rimedio casalingo che ho provato e che consiglio per chi ha poche piante o per chi ha le piante in balcone, quindi magari può perderci un po' di tempo, è questo: mettere in un litro d'acqua due tazzine di caffè di detersivo dei piatti e una tazzina di caffè di alcol denaturato. Questo spruzzarlo e poi sfregarlo nelle foglie. Che cosa fa questo prodotto? Fa seccare la galleria creata dalla larva, che quindi andrà a soffocare. Naturalmente non si può fare per chi ha un agrumeto, perché andrebbe a perdere troppo tempo ed è impossibile da fare, ma per chi ha delle piante in balcone può utilizzare questo metodo. Questo era tutto. Ora io vado a preparare lo spruzzino con l'olio di neem da spruzzare sul lime che è abbastanza colpito e controllerò se le altre piante hanno lo stesso problema. Noi ci vediamo al prossimo video.